truccata, mi vedete proprio in tenuta casalinga e soprattutto mi vedete in cucina, perché questo video, come avrete visto dal pezzettino iniziale, riguarda una zona della cucina e in particolare sotto lavello. È già un po' di tempo che volevo girare questo video, anzi è già un po' di tempo che volevo fare questo lavoraccio, ma ho aspettato di avere proprio del tempo libero da dedicarmi solo a questo e poter anche girare un video mentre risistemavo. Allora, ho cercato di risistemare il sottolavello in maniera più pratica possibile per me, ho fatto una sorta di decluttering, ho fatto pulizia totale e ho risistemato proprio in base alla mia esigenza e soprattutto alla mia comodità, perché diciamo che la comodità è proprio l'elemento essenziale, l'elemento principale. Non ho tantissime cose proprio per scelta, per avere proprio un sottolavello super super funzionale. Ho fatto dei piccoli procedimenti, come ad esempio risistemare con della carta colorata plastificata, perché ormai a forza di appoggiarci le cose si era praticamente rovinato l'acciaio e quindi ho cercato di trovare una soluzione comoda e pratica. Ho fatto anche all'interno di questo video un piccolo tutorial proprio per renderlo un pochino più vivace, un pochino più originale. Spero che questo video e soprattutto spero che questa sistemazione vi possa essere utile, vi piaccia e basta, non mi resta che salutarvi, mandarvi un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Allora, inizio con il ricoprire il piano in acciaio ormai rovinato con della pellicola rosa antiscivolo presa all'MD quest'estate. Posiziono questi contenitori bianchi che io ho preso dai cinesi, ma potete trovare anche all'IKEA, praticamente identici. All'interno di questi contenitori sono andata a riporre tutto ciò che mi serve avere sotto mano praticamente sempre, come ad esempio le spugne, i detersivi, tutto ciò che mi serve per la lavastoviglie, saponi, salviette per l'acciaio, salviettine per pulire il top della cucina, guanti, panno in cotone per asciugare, l'accessorio per le mie veneziane e tante altre cose. Questa cesta grigia presa da Maison e Cadeau ho messo le pastigliette per la lavastoviglie. Adesso mi servirebbe proprio un portasacchetti e guardate un po' come l'ho realizzato. Ho deciso di riutilizzare un contenitore di un detersivo della linea più pulito che avevo terminato e che mi piaceva tanto. Ho preso un bicchierino e ho fatto un contorno con una semplice matita. E ora con l'aiuto di una taglierina ho iniziato a ritagliare tutto il contorno. Il tappo nero non mi piaceva affatto e così con una bomboletta spray color argento ho deciso di colorarlo completamente. Ed ecco qua il mio portasacchetti fai da te, proprio fai da te. Ma fidatevi ragazze, è praticissimo e super comodissimo, ora non mi resta altro che attaccarlo. Adesso prendo delle staffe, le semplicissime staffe per le tende, dei mille chiodi, le attacco e guardate un po' cosa faccio. Comodo, vero? E adesso passiamo ai detersivi, guardate un po' dove vado a riporli, anche questi sopra questa barra. Così rimangono ordinati, comodi e soprattutto non ingombrano la parte bassa del mio sottolavello che può servirmi per tante altre cose. In quest'anta ho messo questi due gancetti con questi due accessori che mi servono in cucina e dall'altra parte questo gancio col mio strofinaccio.
Allora, posso ritenermi super, super, super orgogliosa del mio lavoro di oggi. Sono davvero molto contenta perché sono riuscita a riordinare tutto al meglio, ricavando posto e soprattutto cercando di mantenere tutto in ordine e mantenere soprattutto tutte le cosine che mi servono alla portata di mano. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato di ispirazione e vi possa essere stato utile. Ciao ragazzi!